25 ottobre 2021, ben ritrovati per la quarta puntata dell'Eco in diretta. Trasmettiamo da Corigliano Rossano, ovviamente un saluto agli amici del canale 16 dell'Altro Corriere TV e ai lettori, amici social dell'Eco dello Ionio. Oggi parliamo, stasera parliamo di una tematica, diciamo, che va fuori un po' dagli schemi territoriali della Sibaritide di Pollino, o meglio, va fuori relativamente, perché riguarda anche i nostri produttori, riguarda chi continua ad investire in questa terra. Parliamo del Nutri-Score, di questa iniziativa legislativa, normativa della Unione Europea, che impone un semaforo. Per molti sarebbe un semaforo rosso, in realtà, sulle produzioni locali della Calabria, soprattutto sulle produzioni di qualità. E stasera avremo anche tanti ospiti con i quali parleremo e ci confronteremo proprio su questa tematica. Li vedete già alla mia destra, Lenin Montesanto, collega giornalista, stasera nella veste di opinionista, ed è stato molto critico anche nelle settimane scorse rispetto a questa nuova norma dell'Unione Europea. Poi abbiamo Gino Vulcano di Coldiretti. Ci collegheremo poi con Bruxelles, dove per noi ci sarà anche l'onorevole Vincenzo Sofo di Fratelli d'Italia. Prima però chiedo alla regia di lanciare un servizio, così ci spiega meglio e sinteticamente di quello che stiamo parlando, del Nutri-Score. Nutri-Score è un'opportunità per vivere meglio in forma o un complotto europeo per penalizzare i prodotti del Made in Italy? Sviluppato da ricercatori dell'Università di Parigi e dell'INSERM, il Nutri-Score è un sistema informativo basato sulle etichette dei cibi, che ha lo scopo di aiutare il consumatore a seguire abitudini alimentari più salutari. Una grafica posta sul lato frontale della confezione di un prodotto indica i singoli valori nutrizionali con una scala di 5 colori, che vanno dal rosso al verde e a cui corrispondono le prime 5 lettere dell'alfabeto. Ma come si calcola il Nutri-Score? Considerati 100 grammi di prodotto, viene analizzato il contenuto di sostanze benefiche, come fibre, legumi, frutta e verdura, e quelle che invece devono essere limitate, come zuccheri, sale, acidi grassi saturi, noti per essere associati a problemi come obesità, diabete e malattie cardiache. La somma finale di questi elementi permette di assegnare sia un colore che una lettera a uno specifico alimento. Per esempio, l'olio d'oliva viene classificato con il miglior punteggio possibile tra gli oli vegetali nella categoria C, ed è quindi migliore dell'olio di soia, girasole e mais, classificati in D, e dell'olio di cocco e di palma, o burro, nella classifica E. Un team di scienziati italiani, tra i quali c'è anche Walter Ricciardi, ex presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Italiano, ha dichiarato il Nutri-Score una risposta solida per la prevenzione delle malattie coronariche. Non sarebbe quindi un complotto dell'Unione Europea contro il cibo genuino a chilometro zero, tantomeno contro la dieta mediterranea, che nella sua versione originale è un modello alimentare condiviso dai nutrizionisti di tutto il mondo. In realtà, attraverso il Nutri-Score, il consumatore deve essere in grado di confrontare la qualità nutrizionale degli alimenti equiparabili e sostituibili tra loro. Se si deve scegliere un olio, per esempio, grazie a Nutri-Score il consumatore vedrà che quello d'oliva è il migliore della classifica. Ed anche per una bevanda vedrà che l'acqua è l'unica classificata in A e che le bibite zuccherate sono tutte nella classificazione E. A questo punto si può rispondere alla domanda iniziale e affermare che Nutri-Score non è un complotto contro la dieta mediterranea. La pasta, i risotti, la polenta e persino alcuni tipi di pizza sono classificati nel gruppo A o B. Ecco, da questo servizio che ha curato la nostra collega Veronica Gradilone viene fuori che comunque stiamo parlando di una normativa stringente che mira a tutelare anche la qualità della vita dei cittadini europei. Sarà davvero così? Ne parleremo, come dicevo prima, con i nostri ospiti. Prima però ci colleghiamo velocemente, primo collegamento con Crosia, dove ci sono per noi un produttore
e il responsabile di una delle aziende di ristorazione più importanti del territorio. Stiamo parlando di Pietro Tangari e Luca Fonzi. Insieme queste due aziende, queste due imprese hanno fatto cartello proprio per andare incontro a quelle che sono le esigenze del Nutri-Score. Non so se la regia li ha già in collegamento. Eccoli qua. Buonasera Pietro, buonasera Luca. Allora, ci potete spiegare brevissimamente di che cosa, diciamo, qual è la vostra iniziativa, ecco, per far fronte alle esigenze, ecco, chiamiamole così, del Nutri-Score? Dopodiché ci lasciamo e ci ritroviamo più tardi. Allora, buongiorno, io mi chiamo Luca Fonzi e rappresento l'azienda agricola Fratelli Fonzi, situata nel comune di Paludi, in provincia di Cosenza. Oggi siamo qui insieme a Pietro per far conoscere il nostro pecorino crotonese DOP e far capire al cliente finale cosa significa gustare un pecorino crotonese DOP e tutelare il nostro territorio. Che noi abbiamo l'allevamento che è in toto biologico e con una vasta, con un vasto pascolo abbiamo la possibilità di far nutrire le nostre pecore con l'erba spontanea che nasce sul nostro territorio. Quindi di conseguenza avremo un prodotto unico e unico nel suo genere, che è il pecorino crotonese DOP. Sicuramente particolare, Luca. Volevo sapere però da Pedros, Pietro Tangari, in arte Pedros, ecco, perché vi siete messi insieme come aziende e che cosa state producendo? Salve a tutti, un saluto particolare a tutti quanti, anche a Lenny Montesanto. Chi mi conosce lo sa che io ho studiato, sono stato sempre per le cose del territorio e per i prodotti del nostro territorio. Come ben tutti sanno, anche Lenin Montesanto lo sa, abbiamo iniziato pure parecchio tempo fa con la liquirizia, col bergamotto, col guanciale nero di suino, quindi abbiamo usato sempre i prodotti del territorio. Io ho assaggiato questo prodotto perché una sera il fratello è venuto nel ristorante e ha detto che aveva intenzione di farmi assaggiare questo pecorino e ci ho fatto parecchi tipi di pizza e mi sono accorto che era un prodotto veramente eccezionale, quindi io sono per il nostro territorio, per il Made in Italy, quindi ho studiato alcune pizze fatte proprio con questo splendido pecorino dell'azienda Fonzi. Quindi diciamo andiamo a sostituire un po' quelli che sono gli ingredienti classici. Ci ritorneremo più tardi, come dicevamo, a Crosia, proprio da Pedros e da Luca Fonzi. Allora, una battuta al volo, Lenin, perché poi ci colleghiamo con l'onorevole Sofo da Bruxelles. Abbiamo lanciato una controprovocazione. L'Europa dice che il Nutri-Score è diciamo uno strumento per tutelare la salute dei cittadini. È davvero così? Se fosse così non avremmo problemi, in realtà invece se dovesse passare questa linea, quel tipo di pizza con quel tipo di pecorino crotonese avrebbe un bel semaforo rosso e non potrebbe essere suggerita ai consumatori. Gino Vulcano, come col diretto avete fatto delle battaglie eclatanti contro questo strumento, anche perché a prescindere dai prodotti calabresi qui si mette in discussione l'IGP, si mettono in discussione le DOP del nostro paese. Certamente, noi consideriamo il Nutri-Score fuorviante, discriminatorio e incompleto anche dal punto di vista nutrizionale e finisce paradossalmente per sfavorire prodotti di un'antica tradizione rispetto a prodotti addirittura di sintesi. Benissimo, vediamo se è collegato, abbiamo già collegato l'onorevole Vincenzo Sofo, che è stato uno di quei parlamentari che già dalle prime ore dell'entrata, diciamo, di quando si iniziò a discutere, a parlare di questo strumento, fece una battaglia serrata, soprattutto, lo dicevamo poc'anzi, per tutelare quelli che sono i prodotti IGP e DOP del nostro paese, i prodotti italiani. Onorevole Sofo, Sì, allora, buongiorno a tutti. Dicevamo, questa sua battaglia, la battaglia del gruppo,
o meglio, di una parte dei parlamentari, degli europarlamentari italiani contro il Nutri-Score. A che punto siamo, dato che dovrebbe essere una norma che dovrebbe entrare in vigore non fra molti mesi, ecco, almeno in Italia? Sì, beh, purtroppo è una battaglia ardua, proprio perché, come ha giustamente sottolineato lei, è una battaglia che in Italia è fatta soltanto da una parte delle forze politiche, quindi insomma non abbiamo con noi la totalità appunto della politica italiana e non abbiamo con noi il governo soprattutto, insomma, quindi questo purtroppo ci indebolisce. Ora, io torno sul vostro servizio per farvi capire che in realtà la situazione è molto meno rosea di come poi diciamo ci viene raccontata. Io in questo momento mi collego in realtà da Parigi, non da Bruxelles, perché andrò a Bruxelles oggi pomeriggio. E perché vi faccio questa specifica? Perché qui in Francia il Nutri-Score è già in vigore da alcuni anni, perché come avete ricordato il Nutri-Score è una proposta di etichettatura francese, quindi è proposta dai francesi e fortemente sponsorizzata da multinazionali, per esempio come la Nestlé, e quindi insomma questo già ci dovrebbe far capire qual è il contesto e quali sono le motivazioni per cui si va verso il Nutri-Score. Qual è il problema del Nutri-Score? Il problema del Nutri-Score è che appunto sono i criteri di valutazione dei prodotti. Il Nutri-Score è mirato praticamente a creare, diciamo, una sorta di discriminazione all'interno della grande distribuzione, cioè voi andate in qualsiasi supermercato francese e voi vedete praticamente tutti questi prodotti che sono bollati con un semaforo, ma non tutti i prodotti sono bollati, perché i prodotti come quelli che avete fatto vedere voi, come il pecorino per esempio, quei prodotti invece l'etichettatura non ce l'hanno, cioè praticamente c'è una discriminazione tra quelli che sono stati giudicati e che quindi, diciamo, il consumatore, secondo la logica del Nutri-Score, può andare ad acquistare tranquillamente, quelli sui quali, diciamo, si vuol dire qua c'è un'incognita, ed è evidente che tu l'approccio logico qual è? Quello di spingere quindi il consumatore ad andare ad acquistare qualcosa che è già stato giudicato, quindi che ha un giudizio ufficiale. Questo che cosa comporta? Comporta il favorire praticamente il consumo e l'acquisto nella grande distribuzione dei prodotti, quelli diciamo generalisti, che sono quelli industriali. Cioè il vero tema che noi dobbiamo capire oggi qual è? Che non sta tanto nel creare un sistema di etichettatura, no, di giudizio della qualità del prodotto, che questo in linea di principio potrebbe essere anche giusto, ma è l'intenzione di far fuori progressivamente il prodotto tipico, il prodotto locale. La Coldiretti l'ha fatta una stima: l'85% dei prodotti IGP e DOP italiani sarebbero a rischio con questo nuovo sistema di etichettatura. E noi stiamo parlando di un export italiano che vale 45 miliardi di euro. Ma questo perché? Perché se voi sommate il Nutri-Score alla tassa sulle carni proposta dallo stesso Movimento 5 Stelle, non so se vi ricordate, io feci una polemica con i 5 Stelle, sì, proprio legata, l'avevo chiamata la tassa anti-induia, proprio perché colpisce prodotti come l'anduia, al vino senza alcol, alla promozione della carne sintetica. Cosa porta? Porta a svincolare la produzione di questi tipi di prodotti al territorio. Quindi permetta alla grande industria, alle grandi multinazionali di poter poi fare questi prodotti in laboratorio, svincolandoli quindi dalla necessità di avere un certo tipo di clima, un certo tipo di terra, un certo tipo di prodotto, e quindi poterli fare ovunque. In Parlamento europeo, nella mensa, noi già le abbiamo le carni finte. C'è una carne che io ho mangiato per caso un mesetto fa, scoprendo dopo, pensavo fosse del pollo, invece si chiama corno, qualcosa del genere, che viene fatta in Inghilterra, brevettata da una multinazionale inglese e venduta già al Parlamento europeo in Europa. Questo è il mondo che ci vogliono, che ci stanno, questo è il mercato che ci stanno costruendo. Onorevole Sofo, ecco, poi, volevo chiederle a proposito però… Mi sente? Sì. Volevo chiederle, sì, a proposito, una cosa, ecco, nelle denunce, ecco, che sono arrivate dalla politica, da una parte della politica italiana, c'è anche quella nei confronti dei paesi europei, diciamo, i maggiori azionisti dell'Europa, parliamo di Francia e Germania, si aggiungerebbe anche il Regno Unito, in realtà però, diciamo, il Regno Unito forse pre-Brexit. Ecco, volevo capire, in realtà esiste davvero
davvero questo tentativo di monopolizzare da parte delle grandi nazioni anche prodotti italiani, o meglio annichilirli più che monopolizzarli? Ma, guardate, secondo me più che un tema di nazioni è un tema di multinazionali, perché per esempio se voi andate a parlare con i produttori agricoli francesi non è che siano molto contenti del Nutri-Score, perché loro sono stati i primi a essere esclusi poi dalla filiera della grande distribuzione o a essere discriminati e svantaggiati. Quindi il problema è la pressione delle multinazionali, cioè il vantaggio, c'è una cosa sulla quale ancora il piccolo produttore locale ha un vantaggio che non gli si può togliere, il fatto che se tu hai un pezzo di terra, no, di terra di qualità, in un posto in cui l'aria è buona, in cui l'acqua è buona, in cui il tuo prodotto è buono, il tuo maiale è allevato bene, questa cosa qua tu non puoi non puoi competere contro questo tipo di qualità, che è dato dalla terra, è dato dalla natura, no? È dato dalla realtà. Ma se tu colpisci queste cose qui dicendo e quindi favorendo la costruzione artificiale di questo prodotto, tu hai sganciato la produzione dal territorio, quindi dall'elemento naturale, che è una cosa che ti obbliga ad ancorarti appunto al territorio. Allora quella carne lì, che tu la faccia in Calabria per esempio, in Aspromonte per esempio, o sul Pollino per esempio, o che tu la faccia nell'est Europa, non cambia più niente. La puoi fare pure in una piattaforma offshore dall'altra parte, certo, del mondo, perché sarà un laboratorio a produrre questa carne. E allora tu distruggi, quindi permetti praticamente a delle multinazionali di entrare a fare la concorrenza al prodotto tipico locale e distruggere il prodotto tipico locale a favore della produzione industriale. La fermo questo un attimo. Significa un danno per l'Italia. Io ricordo che il settore alimentare in Italia vale oltre l'11% del PIL, cioè dopo la meccanica è il settore più importante per l'Italia. Stiamo parlando di oltre 130 miliardi di euro. Pensate che cosa vale questa battaglia e che danno ci stanno facendo i partiti italiani che non stanno sposando questa battaglia. Benissimo, la fermo qui un attimo, onorevole Sofo, che ho visto che è un fiume in piena. Lenin, annuivi spesso a quello che diceva l'onorevole Sofo? Annuivo e intanto lo ringrazio per la battaglia che sta facendo lui, i Fratelli d'Italia in Italia, la parte di, come dicevi tu, di gruppo di europarlamentari non compatta ancora una volta in italiana in Europa rispetto a questa vicenda. È vero quello che dice Sofo, tutto vero. Intanto mi complimento con l'impegno suo e l'impegno del suo partito, che il primo leader nazionale a porre la questione del Nutri-Score è stata Giorgia Meloni 2 anni fa. Quindi fanno bene a continuare e speriamo che riescano ad egemonizzare la battaglia in Parlamento. Ma ha fatto bene a parlare di quel discorso dell'extra Nutri-Score, la chiamo così, cioè il fatto che alcuni prodotti, non tutti, cioè noi già ci preoccupiamo del fatto che il Nutri-Score penalizzerà alcuni prodotti, altri prodotti come per esempio il pecorino crotonese e tanti altri che sono in Calabria neanche entreranno nella classificazione Nutri-Score se non adotteranno un tipo di parametrazione, quindi di produzione, anche di riorganizzazione della propria etichetta sulla base di quei parametri, saranno esterni, saranno un altro mondo e probabilmente per il consumatore saranno addirittura più dubbiosi ancora di quelli che hanno la classificazione E, perché sono quelli anonimi, ma chi l'ha fatto sto pecorino, certo, crotonese? Quindi ha fatto bene a porre questa questione, e la questione del laboratorio, cioè noi dobbiamo... Lui dice come fanno a muoversi in termini concorrenziali rispetto alla grande industria. Io penso invece, e in questo recupero un po' di sovranismo, che i territori, sulla base della difesa territoriale, sulla base della difesa della propria identità territoriale, possano tranquillamente con le loro popolazioni fare da concorrenza alle grandi multinazionali. Anche se il mainstream ci dice che il sovranismo oggi in Europa è una cosa del tutto... Io sono tutto sovranista alimentare. Benissimo. Gino Vulcano, Sofo parlava anche di numeri, grandi numeri economici che andrebbero in qualche modo ad essere sottratti ai piccoli produttori, ai medi produttori, a quelli che comunque tutela Coldiretti. Certamente, praticamente è stato valutato che ingiustamente il Nutri-Score boccia l'85% del Made in Italy, della produzione Made in Italy. Tenete presente che le nostre battaglie rispetto all'etichettatura, intanto perché stiamo parlando di sistemi di etichettatura? Perché nel Farm to Fork Strategy la Comunità Europea ha stabilito che entro il 2022 vorrebbe
armonizzare il sistema di etichettatura in Europa. Quindi ci sono queste proposte francesi, prima c'era anche quella inglese, poi gli inglesi sono usciti dalla Comunità Europea, quindi abbiamo un potere di trattato con la Francia che trova anche altri appoggi nella Germania e altri paesi. E questo per noi è discriminatorio, noi vorremmo al contrario introdurre nelle etichette l'origine degli alimenti. E il Nutri-Score va in direzione completamente opposta, come diceva l'onorevole prima, quello di eliminare proprio l'autenticità agricola in favore di qualcosa che potrebbe essere prodotto tranquillamente in laboratorio e ottenere il bollino verde, mentre noi restiamo con il bollino rosso. Anche il Nutri-Score francese dice che l'olio d'oliva non è che è zero, è sempre il migliore degli oli, però intanto me lo dai con una categoria indietro rispetto alla Coca-Cola. Loro dicono non la devi confrontare perché sono due Sì, direi. segmenti diversi, ma il primo impatto è negativo. Certo, ovvio. Onorevole Sofo, un'ultima cosa, poi sappiamo che lei deve andare via per impegni istituzionali. Volevo chiederle, ecco, quali saranno le prossime battaglie che come gruppo parlamentare, insieme, ecco, ai parlamentari che si stanno battendo per questa, contro questa iniziativa, metterete in campo? Ma sono tutte quelle battaglie che sono volte proprio a preservare e a tutelare la produzione locale, alimentare e quindi la connessione tra produzione e territorio nel quale vengono prodotte. Vi cito un'altra cosa che fa parte del pacchetto di politiche di distruzione dei prodotti locali. La Commissione europea recentemente, non so se vi ricordate, ha dato l'ok all'inserimento degli insetti, eccetera, come prodotto commestibile, quindi vendibile in Europa. Questo, al di là del dato diciamo folcloristico, ma una conseguenza importante in termini di importazioni. Cioè l'Unione Europea cosa sta cercando di fare? Di importare, diciamo, in Europa degli usi, no, dei costumi alimentari che provengono da altre culture, da altre aree del mondo, per esempio dall'Africa, per esempio dall'Asia, aprendo all'importazione di questi prodotti che fino ad oggi erano invece esclusi dal mercato europeo, quindi aumentando la concorrenza ai nostri produttori locali. Quindi da una parte abbiamo chi, compresi i parlamentari italiani, propongono le tasse sui nostri produttori, sulle nostre produzioni di carne, vedasi l'Anduja, dicendo no perché c'è un problema di igiene alimentare di fatto, no? E nel farm to fork citato abbiamo dovuto battagliare per inserire il valore della dieta mediterranea, perché non era assolutamente incluso. Cioè l'Unione Europea soltanto a parole parla di dieta mediterranea, ma poi dalle politiche europee invece viene sempre tagliata fuori. È sempre il sintetico che viene promosso. Quindi tutte le nostre battaglie sono quelle che vengono volte a tutelare, a preservare il rapporto produzione-territorio, perché la terra è uno dei tesori più grandi che noi ancora oggi abbiamo in Italia, soprattutto nel sud, e che molte multinazionali ambiscono avere, anche a partire da dal territorio calabrese, e che purtroppo non possono avere perché, grazie a Dio, ancora appartiene ai nostri produttori locali, alle nostre imprese locali. Quindi, non riuscendo a poter avere quei territori, allora cercano di svincolare la produzione dal territorio. Noi dobbiamo impedire che questo accada. Grazie, grazie all'onorevole Vincenzo Grazie a voi. Sofo. Noi nel frattempo stavamo vedendo l'altro collegamento esterno, stiamo vedendo Pedros alle prese con le sue pizze che hanno, ormai sono diventate anche loro una celebrità, Lenin. Per diciamo, la loro bontà e anche per quello che rappresentano non solo nel territorio ma anche fuori dai confini regionali, ma ne parleremo dopo. Abbiamo salutato l'onorevole Sofo. Lenin, qua si parla spesso ormai ultimamente di quello che possono fare le grandi multinazionali e quello che possono, i danni che possono procurare. Ovviamente poi diciamo, salta alla mente anche quello che potrebbe succedere. Allora in realtà negli ambienti di chi parla di complotti e non solo dal punto di vista alimentare,
Davvero dobbiamo preoccuparci di un sistema europeo che potrebbe fagocitare tutto quello che è di identitario nei vari territori dell'Europa? Allora, il rischio c'è. Ammettere il rischio però non significa ammettere il complotto. Il complotto non c'è. Non c'è il complotto perché ognuno fa la sua parte. Le multinazionali, che io non condanno e non combatto, come invece fece José Bové, che oggi invece dovrebbe assumere una posizione diversa nei confronti del suo paese che adotta il Nutri-Score, le multinazionali fanno la loro parte. No, si è citata la Nestlé, Danone ed altri, eccetera. Il problema è che noi non facciamo la nostra parte. Noi non siamo un paese che può vantare e può, come dire, pensare che il proprio futuro sia quello delle multinazionali del cibo, aggiungo spazzatura, che fanno il loro mestiere, lo devono fare, non bisogna criminalizzarle. Il problema, ripeto, siamo noi in Europa che non facciamo la nostra parte. Quindi uno dei grandi temi che pone il Nutri-Score, qual è, ancora una volta, è quella dell'assenza di lobbying italiana a Bruxelles. A parte Coldiretti ed altre associazioni come Coldiretti che, vuol dire, su scala nazionale ed europea si impongono e tirano le orecchie spesso ai governi nazionali, compreso quello italiano, ma la classe parlamentare italiana, nazionale, regionale, non siamo territoriale, corporativi. Non siamo corporativi, quindi a Bruxelles, dove dovremmo dire alle multinazionali, voi fate il vostro lavoro, ma l'Italia, che è il paese del mangiare bene, della dieta mediterranea e della terra, come diceva Sofo, dovrebbe fare lobbying contro il Nutri-Score in maniera più precisa, più puntuale e unitaria, se possibile. Vulcano, Lenin mi ha dato, diciamo, un assist indiretto. Dice, noi siamo la terra, l'Italia è la terra del buon cibo. No, dovremmo essere riconosciuti per questo in Europa e nel mondo. Però ti lancio a te un'altra provocazione. Nonostante siamo questo, poi succede che, per esempio, nel nostro territorio lo vediamo. Sulla produzione, per esempio, degli agrumi, delle clementine, perché ci ostiniamo ad andare a comprare prodotto estero per venderlo come prodotto autoctono? Questo esula un po' da quello che è l'argomento del Nutri-Score, però in qualche modo si inserisce pure. Perché andiamo a comprare prodotto estero? Lo spacciamo per locale e poi, diciamo, ci lamentiamo che le cose non funzionano, ecco. Ce la vediamo proprio soprattutto con l'Europa. Mi collego a quello che diceva prima Lenin. Intanto ognuno fa la propria parte. C'è chi fa il commerciante o commercia agrumi che non ha tutto quel bene per il territorio e questa voglia di svilupparlo e quindi fa il suo lavoro da commerciante e commercia agrumi indipendentemente. Poi, a parte se si configura una truffa, quello esula da questo discorso, però c'è una parte evidentemente di agricoltori che non riesce a fare sintesi tra di loro e a valorizzare quello che ha, perché vedete, gli strumenti ci sono e sono i marchi che abbiamo, l'IGP degli agrumi esiste, se non si riesce a farla decollare non è veramente colpa di nessuno se non di noi che non riusciamo a farla decollare, perché entrando in un IGP comunque entri in un altro segmento di mercato in cui il prezzo in pratica lo detti tu alla grande distribuzione. Benissimo, noi chiudiamo qui questa prima parte dell'Eco in diretta e ci ritroviamo subito dopo la pubblicità per continuare a parlare di Nutri-Score, ma anche di quelle che sono, ecco, le politiche di sostegno dell'Europa nei confronti del meridione e anche delle politiche agricole, e il tutto si contempla in questo grande ragionamento che è la tutela dei prodotti locali, dei prodotti di qualità del territorio della Sibaritide di Pollino, della Calabria e dell'Italia in genere. Noi ci fermiamo giusto il tempo della pubblicità. A voi regia. Thank you.
eccoci in studio per la quarta puntata dell'Eco in diretta, una seconda parte in cui continueremo a parlare di un argomento cardine che magari, diciamo, è poco sentito nel dibattito pubblico, ma che ci investirà tutti e probabilmente anche all'improvviso nei prossimi mesi. Stiamo parlando del Nutri-Score, di questa diciamo, normativa imposta dalla Unione Europea che impone un semaforo sulla qualità dei cibi che troveremo negli scaffali dei supermercati e anche nei mercati. E questo ovviamente, almeno stando a quanto abbiamo ascoltato alla viva voce dei nostri ospiti, penalizzerà non solo il prodotto italiano, ma principalmente quello calabrese. Lenin Montesanto, la Calabria ha dei, diciamo, dei marcatori identitari, per utilizzare un termine a te caro, per quanto riguarda l'alimentazione: l'anduia, i salami, il vino, l'olio, tutte queste cose rischiano in qualche modo, cioè in parte di sparire, ma comunque di finire in fondo a una classifica, di essere classificati, diciamo, prodotto non salutare. È davvero così? Cioè, c'è una ricerca scientifica, medica, che ci dice che magari l'anduia non è, diciamo, un prodotto salutare per la salute? Che dicono che non è. Intanto, vabbè, una premessa che non ho fatto prima per ragioni di tempo, l'hai fatta anche tu indirettamente parlandone adesso, sono, come dire, bisogna dare atto e lodare l'iniziativa dell'Eco dello Ioni e tua come direttore, perché già non se ne parla in Italia del Nutri-Score, sicuramente non se ne parla nei territori, perché la stampa, i media, diciamo, cartacei e online, di questo argomento non ne trattano. Sì, infatti, in Italia oggi si parla di fascismo e comunismo, ma il vero problema è Nutri-Score. Perché è un po', come dice Coldiretti, tocca il nostro PIL, e poi magari dovremmo parlare di PIL e qualità della vita. Però ecco, ritorno alla tua domanda, hai citato alcuni marcatori identitari, poi ve ne sono alcuni che sono distintivi, cioè li abbiamo solo noi, no? Ne cito uno, per esempio, il moscato di Saracena, il cui metodo di produzione già in questo momento, senza Nutri-Score, è sempre borderline, perché sì, non è molto ben... non è previsto da tutte le normative, vi è stata anche una tutela in merito, però prodotti come questo, e ve ne sono altri in Calabria, noi siamo pieni di questo tipo di... Il sacchetto di Longobuc, per esempio, no? È uno di questi che addirittura non è ancora neanche codificato, sicuramente non entrerebbe mai in una classificazione Nutri-Score, perché sicuramente per quella valutazione, Gino, di 100 grammi, quanto grasso c'è in 100 grammi di prodotto, o quanto sale c'è, sarebbe completamente fuori legge, sarebbe da sconsigliare ai consumatori. La verità è un'altra, che bisogna educare il consumatore. La vera sfida europea deve essere quella dell'educazione alimentare e dire: tu ti mangi un pezzo di sacchetto, non te ne mangi un intero. Allora, sull'educazione alimentare non si fa nulla, non c'è un euro di investimento europeo. Ecco, il vero dramma è quello. E poi c'è su questa cosa, però fammi dire un aspetto importante. Lo abbiamo detto ed è passato quasi come se fosse una norma europea. In realtà è una forma di autoregolamentazione in questo momento, che c'è in Francia, c'è in Germania, è partita in Inghilterra. Però diventerà, diciamo... Le multinazionali vorrebbero che entro il 2022 la Commissione europea la facesse diventare una normativa comunitaria, ma al momento non lo è. E fortunatamente, certo, la battaglia, certo, italiana con gli altri paesi mira ad evitare questo. E da ultimo, anche la posizione assunta dal Presidente del Consiglio italiano l'altro giorno alla Camera, in replica del suo intervento, è di fondamentale importanza, perché è la prima volta che il governo italiano dice: stiamo con gli occhi aperti rispetto al Nutri-Score. Quindi non è norma, e noi dobbiamo fare in modo che non lo diventi. E Vulcano, ho un'immagine onirica in questo momento sul prossimo futuro. Diventeremo tutti quanti briganti, banditi del cibo in Calabria? Cioè, immagino, non lo so, in una delle bellissime cantine di Longobuc, che parlavamo prima per il sacchietto, cioè, noi veramente rischiamo di entrare in questi luoghi del cuore, luoghi della memoria, luoghi identitari, con il sospetto che magari qualcuno ci venga a sanzionare perché andiamo a mangiare un pezzo di salsiccia un po' troppo piccante, un po' troppo grassa, o il vino casereccio, quello che viene prodotto nelle vigne dei nostri agricoltori. C'è davvero questo rischio? Ma la linea che si sta tracciando a livello mondiale è questa, è quella di mettere
di bandire praticamente il produttore, la produzione primaria. C'è questa volontà di dividere, di disgiungere la produzione di cibo dalla terra, proprio perché non è replicabile, proprio perché ha una forte identità, e sono proprio queste le battaglie. Nell'ambito che dicevamo prima del Farm to Fork Strategy, in questo momento l'etichetta a semaforo è una delle proposte. L'Italia sta comunque valutando una controproposta, che è l'etichetta a batteria, in cui si cerca di tener conto non del singolo alimento in sé, ma del singolo alimento all'interno di una dieta, o comunque degli apporti energetici, nutrizionali, di porzione di quell'alimento. Su questo si sta lavorando in modo da arrivare al 2022, perché comunque un'armonizzazione dell'etichettatura ben venga, ma soprattutto inserire un valore nutrizionale, una sana alimentazione, perché poi l'alimento non è singolo, noi lo assumiamo all'interno di una dieta, certo. E quindi ci riportiamo alla dieta mediterranea, e soprattutto la battaglia di inserire in etichetta l'origine delle materie prime, cosa che doveva essere la cosa più semplice, ma evidentemente a chi alle multinazionali questo non interessa. E la Comunità Europea avrebbe dovuto avere un grande peso, perché visto che parliamo di multinazionali, quindi con interessi anche in Italia, e l'agroalimentare italiano, non dimenticatevi che è in mano anche a delle multinazionali, e dietro ci sta la grande distribuzione organizzata tedesca e francese, e anche le catene di grande distribuzione hanno interessi in Italia. Quindi vedete che quando non si ci schiera in modo unito di fronte a qualcosa, vuol dire che all'interno c'è già qualcosa che non va, o ci sono delle posizioni. E noi dovremmo essere nuovamente collegati con Crosia Virto, dal laboratorio di Pietro Tangari. Pietro, data l'ora, davvero ci sta arrivando il languorino. Voi state preparando questa pizza che è un po' una risposta rivoluzionaria al Nutri-Score. Ci spieghi, ci illustri un po' gli ingredienti, quello che avete messo sulla pizza, su questa pizza. Che poi... Questa mattina abbiamo preparato una pasta bianca. Non ti sentiamo molto bene, ti dico la verità. Mi senti? Ora sì, ok. Allora, qua abbiamo preparato, innanzitutto abbiamo fatto un impasto 96 ore, come tutti sanno, perché faccio impasto a lunga valutazione, non da adesso, ma da 20 anni. Allora, dobbiamo riprendere la linea, perché dobbiamo sistemare un po' l'audio, perché non sentiamo bene Pedros. Beh, ci ricolleghiamo fra pochi minuti, il tempo di sistemare, ecco, di andare... Vai, ci siamo? L'abbiamo ancora? Sì, non parlare giù. Ok, vediamo se si sente ora. Ci senti? Ok, vabbè, un po' meglio. Sentite? Sì, ok. Perfetto, allora, cosa abbiamo fatto? Innanzitutto siamo partiti dalla base proprio dalla pizza, come tutti sanno, abbiamo fatto. Non si sente Pedros. Vediamo un pochettino se poi ci possiamo ricollegare alla fine. Vabbè, intanto la guardavamo, ed è bella. Infatti... se posso darti un suggerimento, Pedros... Mettici un bel bollino rosso davanti all'insegna della pizza, così diciamo, l'unica pizza contro il Nutri-Score, venite, assaggiatela, la veniamo ad assaggiare. È una provocazione. Così, una bella provocazione. Così come di provocazione in provocazione, nel risottolineare l'elogio all'Eco dello Ionio, se posso, io vorrei fare vedere una copertina dell'Eco dello Ionio del 2015, sì. In cui provocatoriamente si diceva: è morto il caciocavallo. Che è un po' quello che vorrebbe il Nutri-Score. Il caciocavallo, qual è morto? Il caciocavallo di latte è morto. Mentre per il Nutri-Score dovrebbe rimanere in vita il caciocavallo senza latte. Mettiamola così, senza latte. Ritorno a dire, chi deve difendere il caciocavallo e tutti i prodotti calabresi, italiani? I calabresi e gli italiani. Per questo io credo che la battaglia va fatta in Parlamento con gli europarlamentari, che invece di dividersi, perché in questo momento, mettiamola così, c'è un fronte, tradotto in italiano, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Forza Italia, che complessivamente sostengono la direttiva dal produttore al consumatore, seppur con un distinguo sulla questione del Nutri-Score.
Lega e Fratelli d'Italia sono completamente contrari a questa direttiva per la questione del Sono più Nutri-Score. Sul integralisti. Nutri-Score sono tutti d'accordo gli italiani, però sulla direttiva in sé c'è questo distinguo. Io penso che va bocciata dall'Italia tutta la direttiva dal produttore al consumatore proprio perché contiene questo passaggio sul Nutri-Score e non contiene quello che diceva Gino Vulcano prima, la questione dell'origine delle etichette, perché noi la cosa più semplice che vogliamo avere e sapere noi consumatori è leggere sull'etichetta da dove vengono i prodotti. Tu facevi riferimento ad alcuni prodotti, ma i tanti formaggi al latte crudo in Sì, calabresi, certo. sardi, eccetera, che fine faranno? Dove andranno a finire? Il formaggio che è fatto in quel territorio, con quella terra. Altrimenti si possono fare in laboratorio e non c'è nessuna possibilità di Che poi distinguere ci domani. sono delle contraddizioni in termini in questa, diciamo, grande, in questo grande panorama che è appunto quello della produzione europea. Abbiamo, diciamo, sentito, pochi giorni fa la polemica su questo, sul Prosecco. Sì, anche lì, Cioè, certo, anche lì, ma ripeto. nel mentre si cerca di uniformare il tutto, poi si Ma creano. anche lì, ecco, è sempre una questione di lobbying, depurata la parola, no? Chiaro, questa parola ha un significato molto positivo. In Europa sono tutte registrate le società di lobbying, fanno lobbying per i prodotti, per le multinazionali. Io dico, noi dobbiamo, l'Italia deve fare lobbying per se stessa, no? E deve difendere la qualità delle proprie produzioni, che rappresentano, a differenza degli altri paesi, una fetta importantissima della nostra economia e va fatto con orgoglio, con dignità. Ripeto, perdonatemi anche un po', visto che i francesi li citiamo sempre per eleganza, no? E diciamo di utilizzare i francesismi quando parliamo male. Io penso che un popolo, oggi, l'Italia lo può fare, la Calabria, i territori lo possono fare, possono dimostrare di avere le palle con i loro menù. Noi è inutile che parliamo contro le multinazionali, se poi un giovane imprenditore del nostro territorio è convinto di poter aprire una pizzeria, un ristorante con un menù, come dire, delle multinazionali. Chi ce lo impone? Chi ce lo impone? Perché non dobbiamo rivolgerci a Fonzi o a tutti gli altri produttori calabresi che sono tanti, comprare i nostri prodotti, la nostra economia, in grande, in piccolo, perdonatemi, noi dobbiamo fare quello che fa la Cina in grande, lo possiamo fare. Se noi tutti i produttori. Io non voglio creare l'autarchia, no? Non Certo, certo, ho certo. un pensiero, come dire, neofascista da questo punto di vista. Dico però che ci deve essere una proporzione. Io posso parlare di salmone al mio ospite se almeno in Calabria, Ho sulla una costa produzione. ionico tirrenico, ho l'80% dei piatti e delle ricette con pesci dei nostri mari. Stop. E qui mi ricollego anche, ecco, vedevamo prima Pedros che preparava la pizza, non un prodotto, diciamo, del tutto autoctono, No, identitario, però gli che, ingredienti. esatto, che Pedros ha reso, ma Pedros, così come tanti altri, diciamo, Pedro suoi colleghi di è il primo che ha settore, messo la liquirizia sulla pizza. esatto, quindi l'ha caratterizzata nel territorio. Gino Vulcano, una provocazione, diciamo, un punto di riflessione. L'Europa, diciamo, sovvenziona anche con tanti soldini la produzione agricola e non solo, ovviamente, ma parliamo, ecco, di prodotti. Sovvenziona con tanti soldini diciamo, quello che è la produzione olivicola, anche agrumicola. Potrebbe essere questo, diciamo, una sorta di ricatto, letta sotto forma di ricatto, il fatto che, diciamo, io ti sovvenziono, però poi alla fine, diciamo, devi fare quello che dico io, cioè ti devi sottoporre ad alcuni paletti, come appunto potrebbe essere il Nutri-Score. Quindi rischiamo di uniformarci, e comunque di quello che diceva prima Lenin, di andare poi a produrre caciocavallo, sì, con il marchio Silano, che però magari con il latte liofilizzato che viene boh, dalla Dall'Olanda. Germania, dall'Olanda, da altri paesi. Intanto uno dei punti è proprio questo, la tutela dei marchi che abbiamo, che dovrebbero essere esclusi o se inclusi in un regime però che li valuti in modo diverso. Il discorso è molto più ampio. Intanto bisognerebbe vedere
se i contadini francesi o tedeschi sono contenti, io non lo penso. E il fatto che dicevamo prima è un'aggressione proprio alla terra, alla proprietà. E in questi paesi non si sente tanto più quel patriottismo che conoscevamo dei francesi, perché non sappiamo chi è in mano oggi la proprietà francese o tedesca. Vedete, l'Italia con la sua peculiarità della sua dimensione aziendale, dove le terre sono veramente ancora in mano agli agricoltori o comunque a dei grossi proprietari, ma che sono delle persone fisiche, magari in questi paesi, se noi andiamo ad analizzare anche la proprietà, forse anche la proprietà di queste terre ha cambiato di mano. Quindi potrebbe essere, è una mia opinione personale, ma penso che la nostra caratteristica di avere delle aziende e dei costi di produzione così elevati oggi difende la nostra identità o la nostra terra dal fatto che finisca nelle mani anche di chi vende. Perché l'obiettivo è palese, ed è questo che dite voi, e che l'abbiamo anche detto prima, la produzione primaria viene esclusa da una parte commerciale e di distribuzione. Se la distribuzione si compra anche i terreni, ha fatto la filiera, però in modo inversa, cioè la filiera corta la fa la grande distribuzione invece che gli agricoltori. Lenin, in questo modo viene anche un pochettino a decadere quello che è il mito anche, non lo so, del panorama neorealistico italiano, proprio letterario nel vero Cosa? senso della parola. Ma Cioè, noi abbiamo un'importante letteratura che parla della terra, del lavoro, dei campi, diciamo da Sciascia a Silone, ne abbiamo veramente, diciamo, è un panorama incommensurabile. Ecco, è una questione culturale, il cibo è una questione cibo è culturale. una questione, intanto hai citato due, Silone, Sciascia, potrei dirti che Pasolini aveva previsto tutto. Ti aggiungo, è una questione politica più che culturale. Il cibo è una questione politica, ecco perché dico, il dibattito italiano è veramente vuoto da questo punto di vista. Nazionale, chiaramente non scendo a quello territoriale, ma questa discussione, assurda, inutile, irrealistica, per utilizzare anche, per parafrasare un tuo termine, no? Tra neofascisti e neocomunisti o fascisti e comunisti, quando ci stanno togliendo la terra sotto i piedi sulla quale dobbiamo produrre e dobbiamo investire e vivere, noi al sud in modo particolare, è un po' la chiave di lettura dell'assenza italiana in Europa. Tu facevi, hai fatto la domanda a Gino, ti rispondo in un altro modo. La Polonia o gli altri paesi dell'est che ricevono ingenti risorse europee non si fanno, come non battono ciglio nel mettere in discussione il diritto comunitario, da ultimo i giudici costituzionali polacchi. Noi invece che siamo i paesi fondatori, che siamo i principali sovvenzionatori di questo sistema europeo, da prima della Polonia e di altri paesi, quasi quasi abbiamo sempre remore a mettere in discussione scelte sbagliate dell'Europa. Questa qui del Nutri-Score è una di quelle scelte gravissime dell'Europa, sarebbe gravissima nei confronti del paese in cui si mangia meglio, in cui si produce meglio e in cui riusciamo ancora ad avere una filiera, perché diceva Sofo prima, c'è la terra, altrove è sparita la terra, e all'interno dell'Italia se c'è una zona in cui ancora c'è la terra, che la si tocca con mano e di cui non dobbiamo vergognarsi, è sicuramente la Calabria. Quindi da questo punto di vista, noi come Ottotori sullo Ionio, a gennaio 2020, facemmo un appello alla Regione Calabria, a gennaio 2021, un appello alla Regione Calabria dicendo che sia la Calabria a farsi, come dire, promotrice in Italia con le altre regioni, anche al tavolo Stato-Regioni, della difesa della terra contro il Nutri-Score. Perché noi, rispetto all'Emilia-Romagna, rispetto al Piemonte, alla Lombardia, siamo quelli che patiremo di più le conseguenze del Nutri-Score. Andiamo in collegamento, colleghiamoci l'ultima volta con Crosia Mirto dal laboratorio di Petros, dove c'è anche Luca Fonsi, rappresentanza dell'azienda Fonsi, che ricordiamo è l'unica in provincia di Cosenza a produrre il pecorino crotonese DOP. E insieme queste due aziende, Petros e Fonsi, hanno messo su questa iniziativa proprio per dare una risposta al semaforo, diciamo rosso-arancione, che potrebbe essere del Nutri-Score. Pietro e Luca, brevissimamente, perché poi ci dobbiamo Salve, salutare, ci illustrate mi quella sentite pizza che adesso? ci sta davvero stuzzicando l'appetito, lo sto mettendo a dura prova. Grazie, grazie. Allora, qua oggi la pizza che abbiamo preparato è una base
un impasto a 96 ore di idratazione, di maturazione, con un'idratazione dell'80%. Abbiamo usato una farina tipo zero, macina a pietra, solo grani italiani certificati, perché direttamente dall'azienda produttrice di farine mi è arrivato il certificato. Abbiamo fatto una base bianca, solo un po' di mozzarella come elegante, siamo andati in cottura per un 12 minuti, quasi a fine cottura, un minuto e mezzo, togliamo la pizza, abbiamo aggiunto del guanciale nero di suino di Calabria, del pecorino crotonese semiduro, no fresco e né duro. Abbiamo usato il semiduro, abbiamo infornato un altro minuto il tempo che si sciogliesse sia il guanciale sia il caciocavallo, perché il guanciale non lo dobbiamo andare ad aggredire. In uscita abbiamo messo del peperoncino piccante calabrese, peperoncino in polvere, e delle scorze di limone di Rocca Imperiale. Spettacolo. Quindi abbiamo fatto tutto un prodotto calabrese e tutti i prodotti italiani. Grazie, grazie Pietro, grazie Luca. Grazie a voi. Grazie noi a voi, ovviamente vi verremo a trovare prima o poi ad assaggiare questa delizia, che è uno spettacolo. Non veniamo stasera per questione di tempo, ovviamente. E vi ringraziamo. Ritorniamo in studio e andiamo in conclusione. Gino Vulcano, faccio a lei la stessa domanda che ho fatto a Sofo. Come col Diretti intende controbattere ostacolare in qualche modo, opporsi alla concreta ipotesi di vedersi di trovare questo semaforo sui prodotti non solo alimentari, ma anche le produzioni calabresi del... Ma intanto abbiamo incassato il parere del governo, che è contrario, quindi Draghi ha dichiarato il governo italiano contrario a questa proposta francese, e si sta lavorando al Nutrinform o etichetta a batteria, che dovrebbe andare a valutare la parte energetica e nutrizionale di porzioni di alimento, ma all'interno di una dieta. Poi investire nella sana alimentazione, nella formazione, nell'informazione, anche nelle scuole successivamente, per formare delle diete equilibrate e non il singolo alimento, perché nessun alimento è nocivo di per sé, tranne se non assumiamo dei veleni. Quindi tutti gli alimenti possono far parte di una dieta in modo equilibrato. Quindi apponendo un bollino rosso invece non dà quest'idea, dà l'idea di una bocciatura di quell'alimento, che invece assunte nelle porzioni e in una dieta equilibrata è un alimento come tutti gli altri. Lenin, una provocazione: quanto può fare arrabbiare, per non dire incazzare, vedere un domani il semaforo verde sulla Coca-Cola Zero piuttosto che su un'aranciata prodotta biologicamente, e solo perché magari è trattata con un minimo di aggiunta di zuccheri diventa pericoloso? Sarebbe e potrebbe essere, il rischio è questo, la distruzione definitiva non tanto della dieta mediterranea, che è già un tema abbastanza più grande, ma di quel che rimane del nostro saper mangiare e vivere nei nostri territori, in Calabria e nel sud, perché e questa è una grande sfida che dobbiamo prendere in considerazione tutti, le istituzioni locali, i produttori, ma aggiungo sempre noi consumatori, perché la vera politica la facciamo nel carrello della spesa, nel frigo di casa e nelle mense scolastiche. Le nostre mamme fanno danni incommensurabili, superiori a quelle delle multinazionali, quando non si preoccupano di quello che succede negli asili, di quello che succede nelle scuole. Il vero dramma è lì, in cui entra di tutto e non c'è preferenza in quell'età dei nostri prodotti. Quindi è lì che dobbiamo combattere, carrello della spesa, supermercato, prodotti dei nostri territori, sapendo una cosa che ormai è quasi certificato un po' dappertutto: la qualità della vita non la misura più il prodotto interno lordo, il PIL non misura la qualità della vita. Basta vedere le classifiche delle associazioni di tipo ambientalista,
quando ti dicono quali sono le città in cui si vive meglio rispetto alle classifiche di alcuni quotidiani, diciamo, legati al mondo delle multinazionali, e lì capisci la differenza. Città che si trovano ai vertici delle classifiche, sì, come qualità della vita, poi in termini di inquinamento ambientale sono sempre prime in classifica. Noi non risultiamo invece, noi come da nessuna parte, non risultiamo né nell'una né nell'altra. La qualità della vita significa tempi lenti di produzione, significa mangiare i prodotti dei nostri territori, conoscere la filiera, conoscere, andare dal fruttivendolo di un tempo, preferire le noci dei nostri territori e non quelle lavate e stralavate della California, preferire il caciocavallo con latte vero e non con latte finto, il pesce del nostro territorio e non abbuffarsi di questo salmone che mangia nelle proprie feci costantemente e ce lo ripropongono in tutti. Cioè, il top del giovane ristoratore calabrese oggi, diciamoci la verità, è presentare il salmone all'interno dei propri menù oppure piatti che non hanno nulla a che vedere con la nostra tradizione. Allora dico, ma se l'Emilia Romagna è così orgogliosa di presentare i tortellini, i piatti alla bolognese, eccetera, per quale motivo un calabrese in tavola la mortadella te la mette in tavola? Quindi voglio dire, noi non dobbiamo fare guerra alle altre regioni, dobbiamo semplicemente avere una metà dell'orgoglio che hanno le altre regioni a farti mangiare bene i loro prodotti. A quel punto ci difenderemo. Una battuta, quello che è successo con la sardella è evidente, sotto gli occhi di tutti. Quello è uno dei casi di mancata lobby calabrese ed italiana rispetto a un problema vero, che è quello della neonata. Però, per carità, dopo tante battaglie, oggi finalmente è stato fatto, si è aperto un momento di sperimentazione per verificare se il blocco di pesca, commercializzazione e vendita della sardella, siamo passati quasi come dei, come dire, delle logge segrete, quelli che assaggiavano, riuscivano ad avere un po' di sardella conzata, no? Mettiamola così. Oggi si sta facendo sperimentazione, ma quantomeno per verificare se questo blocco gigantesco, no, può essere compatibile con una pesca che da noi è tradizionale, è piccola ed ha tradizioni millenarie. Quindi su questo dobbiamo difenderci e non avere paura di dire all'Europa: stai sbagliando. Benissimo. Grazie Lenin Montesanto, grazie a Gino Vulcano, io ringrazio ovviamente i collegamenti esterni, l'onorevole Vincenzo Sofo che è stato con noi nella prima parte dell'Eco in diretta, un saluto anche a Pietro Tangari, a Luca Fonzi, queste due aziende che si sono messe insieme per combattere in qualche modo il Nutri-Score. Noi oggi vi abbiamo parlato di alimentazione, di tutela del prodotto Made in Italy, ma soprattutto di quel prodotto autentico e verace che è la produzione calabrese. A me non resta che salutarvi, ringraziarvi, ecco, per questa ora passata assieme, e vi do appuntamento a lunedì prossimo per trattare un altro tema importante e delicato, che è quello del reddito di cittadinanza. Andremo a vedere davvero quanti percettori ci sono nel nostro territorio di questa misura e quanti realmente hanno la possibilità non di chiedere il lavoro ma di accedere al mondo del lavoro. Ne parleremo fra 7 giorni. Nel frattempo, buona serata.